Dall'interno di una magnifica Topolino che è l'antenata della 500 con il nostro buon Pandela, avete riconosciuto al mio fianco Giovanni D'Addario, inventore del 500 Match seconda edizione. Giovanni D'Addario accaldatissimo e come un motore surriscaldato per questo evento che devo dire ha avuto un grande riscontro di pubblico. Grazie per i complimenti. Abbiamo scelto una Topolino per non fare arrabbiare nessuno delle 500, questo è il motivo. Anche altrimenti se... erano problemi, era difficile uscire poi dal... Sarebbe stato veramente molto difficile perché i proprietari delle 500 ci tengono tantissimo, cioè per loro la 500 è come una seconda moglie, quindi bisogna andarci molto con calma, anche perché sono gelosi, sono invidiosi come ogni buon marito. Ma tu sapevi che c'era una Lancia Pescara, addirittura il Duce aveva la Lancia Pescara fra le sue automobili preferite. Pensa proprio, Pescara è legata non solo alla storia della 500 che venne presentata nel 57 nella sua prima versione con Miss Italia finale nazionale, ma poi adesso ci sei tu che riporti i fasti delle auto d'epoca. Beh, sicuramente non esageriamo, io non ho scoperto niente assolutamente perché i club delle 500 esistono ormai da tanto tempo. Ecco, forse li sto un po' rivitalizzando, sto cercando di farli andare un po' più d'accordo perché tra di loro ci sono un po' dei dissapori. Ma con questo 500 Match è andata meglio perché ho visto che c'erano diversi club che di solito non vanno molto d'accordo che si sono riuniti qui in onore della Beata Vergine Madonna del Fuoco. Ecco, ricordiamo che siamo qui via Stradonetto a Pescara, è una vera e propria kermesse, una festa con balli, canti, degustazioni gastronomiche, uno spirito, parliamo appunto di solidarietà anche. Io certo, lo spirito che ci ha mosso tutti quanti è stato quello di fare qualcosa per il nostro quartiere, di portare un po' di divertimento anche da queste parti e soprattutto di festeggiare bene il 12 luglio, che è la festa liturgica della Madonna del Fuoco, una delle chiese più antiche di Pescara. Ecco, io vorrei anche ringraziare tutti i ragazzi, tutti i piccoli scout che sono qui, i ballerini e le ballerine, perché c'è uno spettacolo, diciamo, che continua, va avanti per ore. Sì, lo spettacolo in questo momento c'è la Dance Project, la scuola di danza di Agnese Passeri, figlia di Mimmo Passeri, che poi suonerà i balli di sala, i classici balli di sala e non solo, anche i balli di gruppo per i più giovani. Più tardi ci sarà la premiazione, aspettiamo il vice sindaco Berardino Fiorilli e anche... E lui ha una 500 nuovo tipo, rossa. Sì, no, lo vedo spesso. Ecco, è stato scelto non a caso. Certo, non l'abbiamo scelto a caso, il nostro caro Berardino Fiorilli. E dobbiamo anche ricordare che c'è il direttore della Dolce Vita che sarà presente qui alla premiazione come ospite. Paolo De Carolis, insomma, giornalista sportivo. Dottor professor Paolo De Carolis, insomma, docente di lettere e ovviamente anche direttore della Dolce Vita. Allora Giovanni, cosa vuoi dire un po' al tuo pubblico che è numerosissimo? Vuoi ringraziare qualcuno dello staff? Non so, magari tuo padre, Loreto, che si è impegnato tantissimo a parte la giuria tecnica con i carrozzieri, con i meccanici. È ovvio che ringrazio i miei genitori, in questo caso mio padre, che mi ha dato veramente tantissimi contatti nel mondo delle automobili perché li conosce veramente uno ad uno i proprietari delle 500, gli ha venduto tanti di quei pezzi, quindi a parte che lui le riparava perché prima era un carrozziere, un artigiano. Sì, un appassionato tra l'altro, ricordiamolo. Certo, erano uno dei migliori a riparare le 500, parliamo nel 1965, 70, 75, fino a quando poi la 500 è uscita un po' di scena per ritornare prepotentemente poi più tardi, soprattutto con l'anniversario, il 50° della 500, in cui la Fiat ha presentato la nuova 500. Vi ricordo che la concessionaria Danelli in questa serata sta presentando una nuova versione della nuova 500 a due cilindri e c'è anche il Fremont 7 posti che non è scelto a caso proprio per le famiglie di questa parrocchia che sono molto numerose, il Fremont 7 posti, quindi monovolume, molto comodo e spazioso per portare l'intera famiglia a spasso. Senti, però io mi aspetto da te, con la tua esperienza di appassionato di motori, con tutta la tua famiglia, che porti qui una bella Lancia Pescara, una rarità, ce ne sono ancora pochissime, devi portare a Pescara la Lancia Pescara, che ormai è una rarità per appassionati di auto d'epoca.
sicuramente ci proveremo, grazie per il consiglio e prossimamente faremo dei raduni. Lancia Pescara, proprio dedicata alla città di Pescara, qualcuno pensa che è una cosa di moda, no, proprio Lancia Pescara in onore della città di Pescara. Certo, ci proveremo, ci metteremo tutto il cuore come abbiamo fatto in questa sagra del cuore. La prossima volta faremo un raduno d'auto d'epoca, ve lo annuncio subito. Va bene, grazie Giovanni, buon lavoro, la giuria è impegnatissima, spero che non litighino. Scusa Merico, devo fare un ringraziamento. Perché due microfoni? Due microfoni perché questo è quello dell'organizzazione, quello del palco. Devo fare una precisazione, il 500 match è stato organizzato da me ed Emilio Cirillo, vicepresidente del club Pescara Colli. Perché la 500 è entrata così tanto nell'immaginario collettivo? Ma perché la 500, se uno riflette attentamente nel periodo in cui è nata, aveva delle forme molto innovative. Se guardi la forma della 500 ti accorgerai che è una macchina moderna, eppure è una macchina che ha oltre 30 anni. E quando è uscita tutte le macchine erano molto spigolose, sembravano delle scatole, se vi ricordate il periodo della fine degli anni 60, gli anni 70. Le macchine erano tutte spigolose, la 500 era veramente qualcosa di straordinario e infatti la forma è rimasta tuttora, è comunque una macchina piccolina, è una macchina che è entrata nel cuore degli italiani, è una macchina che comunque non costava tantissimo. Rappresenta un po' il boom, gli anni del boom economico. Il boom economico rappresenta un po' l'italiano medio che si poteva permettere la macchina e comunque è una forma ancora oggi molto molto attuale, se vediamo il successo anche della nuova 500 ci rendiamo conto il motivo per cui questa piccola macchina è veramente così amata. Dopo 50 anni parliamo un po', quanto vale una 500, quanto ci si può spendere, come questo mercato, a parte chi veramente fa un investimento sulla creatività? Allora, è un mercato molto particolare, perché chi possiede una 500 pensa di avere un tesoro in mano, e chi la deve comprare vuole spendere poco. Il problema sta a monte, il valore della macchina lo fa il restauro, quindi se uno ha una vecchia 500, anche se conservata molto bene, se la vuoi rimettere su ci vuole tantissimo, ci vogliono tanti soldi. Conosciamo sempre i giudici della manifestazione 500 Match, con noi Renato Paolucci, allora tante associazioni, mettere d'accordo un po' tante teste, e ci sono anche molte occasioni di incontro per gli appassionati della 500. Ma se ne sta facendo veramente tanti, adesso anche perché i club stanno organizzando abbastanza per poter fare le uscite domenicali, per incontrarsi e fare delle giornate un po' particolari. Adesso ultimamente stanno anche organizzando qualcosa proprio per fare le competizioni a livello statici, di una sosta nelle piazze, a qualche parte, nell'eventuale manifestazione come sono queste qua, e portarli poi a far premiare, a valutare le macchine. Naturalmente di macchine ci sono tantissime, però quello che sta andando di più è il tuning, l'elaborazione. Sulla 500 originale ci è rimasto veramente ben poco, se lei vede in giro sulle 60-70 macchine che sono qui, ce ne sono alcuni che sono originali, gli altri sono tutti tuning, però c'è una vasta scelta dove tutti si sbizzarriscono, specialmente i carrozzieri, prevalentemente sono persone i carrozzieri che si danno da fare per elaborare, per fare le macchine veramente belle. Alla premiazione di questo 500 match per Tino Fiorilli, vice sindaco di Pescara, allora tante 500, molto entusiasmo, famiglie intere per seguire questa manifestazione. Uno spettacolo vederle perché sembra di tornare indietro nel tempo, ma anche notare la cura e la passione che ogni singolo proprietario ha messo nel tenere cura con queste auto ormai d'epoca, ma che hanno sembrano appena uscite di fabbrica. E comunque dicevo, un'occasione per socializzare in questa zona della città che purtroppo per tanti anni è stata trascurata e che invece oggi mostra la sua piena vitalità con questa gente che ha voglia di stare insieme, di socializzare. Le 500 sono un ottimo spunto e mi sembra che l'occasione sia davvero riuscita. Sappiamo che anche il vice sindaco ha una 500 nuovo tipo, rossa se non ricordo male. La mia è una 500 nuovo tipo rossa, molto confortevole, però devo dire che il fascino che hanno queste 500 d'epoca, forse la nuova 500 non è riuscita a recuperarla, anche se è molto più comoda, più confortevole e anche più sicura. Però ecco, una 500 vecchio tipo mi piacerebbe tenerla in garage per uscirci magari la domenica. La Madonna del Fuoco è stata da poco intitolata come chiesa, è una chiesa antichissima, poi appunto ha avuto questo grande lavoro con la buona volontà di tutti i parrocchiani, tante le attività sociali che si fanno in questa parte della città, perché spesso è stata trascurata la zona qui di via Stradonetto? Perché credo che a torto sia sempre stata
considerata una zona periferica e quindi un po' di serie B purtroppo. Invece devo dire che la vitalità proprio della comunità, come dicevi tu, che c'è qui, forse non si riscontra in altre zone della città. Questo è molto bello e importante e credo che proprio bisogna ripartire da qui, dalla gente che ha voglia di socializzare, di stare insieme in maniera sana come questa sera, e questo è il vero bene, la preziosità della nostra comunità parrocchiale, ma non soltanto, di tutto questo quartiere. Dobbiamo ripartire da qui, credo che oggi l'amministrazione comunale abbia preso perfettamente coscienza di questa nuova volontà di uscire da essere catalogati di serie B, ormai siamo già in una zona di serie A, ne sono profondamente convinto, bisogna far sì che la zona sia valorizzata in tutti i suoi aspetti, nelle infrastrutture, nelle opere che stiamo realizzando. L'amministrazione corrente ha questa intenzione, sicuramente c'è un'attenzione particolare. Spero che nei prossimi anni si possano vedere finalmente le opere realizzate anche qui. L'auto più bella è stata premiata questa sera per lo sposo del signor Luciano Di Carlo di Manoppello. Allora ricordiamo una 115. Sì, una 115, una macchina del 68 creata da me dall'inizio, con un anno di lavoro, niente, l'ho creato io, soldi della mia... Quanto tempo ci è voluto e quanto ci ha speso, se possiamo dirlo? Diciamo di lavoro un anno, però il sabato e la domenica, fine settimana, di materiale siamo sui 10.000 euro. Con noi Ivo Scurti di Spoltore con una Fiat 500C Belvedere, uno dei vincitori. Parliamo un po' di questa macchina che le è tanto cara. Beh, diciamo, questo qua io l'ho avuto un po' forzatamente, perché era ridotto e c'è uomo. E ci voleva molto lavoro da fare, non lo vuole, me l'hanno dato per forza, diceva cucina. L'ho comprato, ho aspettato di andare in pensione, dopo qualche mese è andato in pensione, gli ho messo mano, 4 anni, ho restaurato la macchina. Da Larino, nel Monise, vengono Carmine e Laura Truccolo, hanno vinto, ecco, mano nella mano, insomma, questo amore per le automobili è anche un po' una passione, d'amore proprio. Sì. Sì, è una cosa che condividiamo insieme, avevamo sentito di questo raduno per radio, la curiosità poi ci ha spinti a venire ad avventurarci, perché insomma era un po' lontanuccio, ho detto proviamo, vediamo se la macchina ci accompagna. Un premio al gruppo più numeroso, al Club 500 Pescarracolli, con noi Romolo Castorino, siete un bel gruppo, proprio direi un piccolo esercito, uno squadrone. Beh, noi essendo di Pescara ovviamente siamo stati anche avvantaggiati perché siamo qui vicino, per cui i soci sono più disponibili a partecipare ovviamente, ma il merito non è il numero, è la voglia di partecipare, la voglia di essere, la voglia di stare con la gente, la voglia di aggregazione. E viene da Bucchianico, in provincia di Chieti, in mano di Nardo, un altro vincitore. Parliamo un po' della macchina con la quale ti sei distinto. Una Fiat 500 fatta da me. Vediamo le caratteristiche tecniche, no? Guarda, è stata fatta da 500 classica, però rifatta tutta. Sì, tutta quanta, modificata, aggiornata ad oggi. Partire dalla meccanica fino all'interno, fatta con monitor, impianti vari eccetera. Un grande monitor, proprio un display grande, però. 15 pollici, lettore DVD, c'è un po' di tutto insomma. Parlavamo della chiesa della Madonna del Fuoco a Pescara in via Stradonetto, incontriamo Don Giuseppe Comerlati che è il parroco. La chiesa nel 2 aprile da poco di quest'anno è stata appunto, ha avuto la sua dedicazione, è nuovissima con tanti fedeli ed è in un'area anche piena di criticità, voi siete molto vicini alla gente e ai problemi del posto. Sì, la parrocchia risale al 1934 come tale, ma già prima esisteva una cappella dove si celebravano le funzioni e di qui naturalmente la vecchia chiesa della Madonna del Fuoco, dove è conservata questa immagine che per la festa la portiamo nella chiesa nuova. La bellissima statuina dell'Ottocento, risalente all'Ottocento più o meno. No, penso che risalga qualche tempo prima ancora, quindi anche lo stile suo è quello a seconda degli esperti. Ma dicevo che la parrocchia era quella, poi si è creata la necessità di ampliare l'edificio, quindi non si poteva ampliare quello esistente e hanno pensato altri, di costruirne una nuova. La prima pietra è stata messa nel 1962 dal cardinale Wyszyński al tempo del Concilio Ecumenico Vaticano II. La costruzione è iniziata nel 1983, mi pare,
è stata sospesa e ripresa poi dal 93 al 96. Al 96 l'abbiamo aperta il culto, anche se non era ultimata, e ultimamente l'abbiamo decorata di questi... Vedo un bellissimo battistero qui ai nostri piedi. Questi ornamenti, diciamo il battistero, l'altare, la sede presidenziale e il tabernacolo. Questi lavori li abbiamo fatti quest'anno, abbiamo cominciato a gennaio e il 2 aprile è stata dedicata, quindi ufficialmente consacrata la chiesa adesso.